Lo spaccio in città, ma anche la movida, l'immigrazione e l'attenzione verso le manifestazioni di collettivi e antagonisti. Ha discusso di questo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al tavolo del Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico riunito in prefettura a Bologna. Dopo aver toccato altre città come Milano e Napoli, il numero uno del Viminale è arrivato a Palazzo Caprara, stavolta da ministro, dopo anni di incarichi come funzionario e prefetto. Bologna è una città di cui mi sento parte, ha detto Piantedosi, che con il sindaco Lepore e l'attuale prefetto Visconti ha firmato un nuovo patto per la sicurezza. Non riguarda solo Bologna, riguarda ahimè tutta Italia, insomma, questo fatto della crescente domanda di sostanze stupefacenti. Ci dedicheremo molto a battere molto il territorio, da fare in modo, ovviamente sanzionando, perseguendo, con l'obiettivo di allontanare il fenomeno dai luoghi dove questo si manifesta con maggiore visibilità. Bolognina stazione, zona universitaria sono i punti critici della città in cui si concentreranno gli sforzi delle forze dell'ordine, tra cui nell'ultimo anno sono state fatte 94 assunzioni. Alta l'attenzione anche verso collettivi studenteschi e anarchici. La gestione degli ultimi cortei è stata lodata da Piantedosi. Sono gruppi, li ha definiti il ministro, che manifestano la propria contrarietà attraverso canali non ufficiali. Il riferimento è a diversi atti di vandalismo in città contro il regime di 41 bis per l'anarchico Alfredo Cospito. Altro tema caldo, quello degli sbarchi, non solo al sud. Tre settimane fa una nave di una ONG con migranti salvati davanti alle coste libiche è stata fatta attraccare a Ravenna. Io confido proprio che a Ravenna non tocchi più come a tutte le altre località, perché quanto prima il fenomeno si limiti o si estingua addirittura.